Buongiorno, adesso Ascanio ed io vi presentiamo la manovra antisoffocamento da effettuare nel bambino di età inferiore a un anno, peso circa inferiore ai 10 kg. Ricordiamo che la prima cosa da fare è la prevenzione di cui parleremo. Intanto, se il bambino ingerisce qualcosa che finisce nelle vie respiratorie e non respira, e l'ostruzione è totale. Totale vuol dire che non parlotta, come sta facendo, non respira, non piange, bisogna effettuare subito la manovra. La manovra consiste di due fasi. La prima è questa. Si tiene la mandibola del bambino tra il pollice e l'indice della mano, vedete, così tengo fissa la testa, poi cerco una superficie rigida, in questo caso è la mia gamba, metto il bambino sul mio braccio, mi siedo e mi appoggio su una superficie rigida tenendo il bambino fermo con la gambina sulla mia parete toracica, mandibola ferma. Ed ho 5 pacche forti tra le scapole, così 1, 2, 3, 4, 5. Se la manovra non ha successo, il bambino non espelle quello che sta ostruendo, si passa alla seconda fase. Tengo il capo, lo ruoto, e do 5 compressioni forti sullo sterno con due dita in una linea al di sotto di una linea che congiunge due capezzoli. Tengo la gambina, tengo la testa, 1, 2, 3, 4, 5. La manovra ha avuto successo perché il bambino ha pianto, come avete sentito. Bene, la prossima volta starò più attento nella prevenzione. Ascanio ed io vi salutiamo.